Dopo il restyling del lungomare centrale, realizzato nella scorsa consiliatura, con il rifacimento della pista ciclabile dall'imbocco nord del porto fino a Lido Capris, vuole intervenire sul lungomare nord ancora l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Costantini nel tratto che va da Lido Riviera fino alla zona dei campeggi. Non ci siamo mai fermati, diciamo che dal 2019 che stiamo mettendo pezzo su pezzo per migliorare la nostra città e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Adesso sono partiti lavori importanti e nevralgici come la ristrutturazione del mercato coperto che ci sta aspettando da 40 anni, i lavori viaggiano spediti, ma non ci fermiamo perché abbiamo fatto un concorso di idee per la progettazione del lungomare nord e naturalmente adesso ci mettiamo a caccia dei fondi necessari per la sua realizzazione. Anche Conalpa ha detto sì, questo concorso di idee può agevolare un percorso di restyling anche ovviamente sotto l'aspetto dei tempi? Beh, allora innanzitutto Conalpa abbiamo una fitta collaborazione, li devo ringraziare, per noi sono una risorsa, molte amministrazioni la vedono come un problema, come qualcosa da evitare, io invece devo ringraziarli perché con loro abbiamo sempre lavorato insieme all'assessore Paolo Giorgini. E per quanto riguarda i concorsi di idee è evidente che aprono un po' la mente agli amministratori facendo arrivare quelle che possono essere le migliori progettazioni possibili. Noi anche lì sul lungomare nord avevamo delle idee, ma è evidente che anche dal concorso di idee qualcosa in più come spunto è arrivato. Ci sarà più verde. Ma l'obiettivo è questo, noi siamo un'amministrazione comunale che ha avuto il coraggio di pedonalizzare parte del lungomare togliendo parcheggi e regalando alla città spazi verdi, continueremo a farlo perché io dico sempre che un amministratore o galleggia per 5 anni o si assume la sua responsabilità e cambia il volto della città.